Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati sul mio canale. Questo è un nuovo video dei miei prodotti finiti. Iniziamo subito dalla skincare. Ho terminato queste due acque micellari della Garnier. Questa con il tappicino verde è per peli miste e normali, mentre questa è quella bifasica con olio di argan. Questa rimane una delle mie acque micellari bifasiche preferite. Poi ho terminato e ricomprato questo detergente a schiuma dell'Himalaya, anche questo è uno dei miei preferiti, infatti non riesco proprio a sostituirlo con nessun altro. Ho terminato anche questo detergente della Pixi della collezione Milk. Questo detergente non mi sono trovata molto bene, anche se è un prodotto molto valido perché strucca, però brucia tantissimo gli occhi e lascia la pelle molto secca, al contrario del mio detergente preferito che lascia la pelle molto fresca, purificata e anche molto liscia. Invece il siero idratante della collezione Milky mi ci sono trovata molto molto bene. L'unica pecca di questo siero che, al contrario degli altri sieri viso che hanno una formulazione molto più liquida, questa ce l'ha molto più densa, quasi come fosse una crema. La pecca sta proprio che all'interno il prodotto sembra essere molto meno. Di solito il siero viso dura un po' più di tempo rispetto a quest'altra formulazione. Un altro siero viso, questo all'acido ialuronico della Laguna Moon, costa intorno ai 10 euro, quindi è un prodotto comunque economico. Questo siero è un buon siero e dà la consistenza molto molto liquida, però insomma non è a facile assorbimento, anzi ci vuole un po' più di tempo per assorbirsi. Bastano davvero giusto 2-3 gocce sul viso. Altri due sieri piccolini di soli 15 ml li ho presi in farmacia del marchio Lovren. Un siero è ad acido ialuronico puro, mentre l'altro è al collagene vegetale puro. Sono due sieri che mi ci sto trovando molto molto bene. Questo l'ho finito, mentre questo sta quasi per terminare. Nel caso, come sempre, vi lascio il link qui giù in info box del mio profilo Instagram. Sul mio profilo Instagram mostro spesso la mia skincare abituale, quindi per chi volesse seguirmi vi lascio sempre qui giù l'info box, il mio profilo Instagram. Poi sono riuscita a mettere da parte due delle tante maschere viso che molto spesso dimentico di conservare per questi video. C'è sempre la mia maschera preferita purificante Alnée, poi c'è un'altra maschera della Nivea, questa Q10, ed è una maschera in tessuto. Ve la consiglio perché sono davvero molto molto buone. Ho ripreso questi integratori al collagene, li ho presi in farmacia, il loro sapore è anche abbastanza buono, sanno di frutti di bosco e in una confezione ne escono 10. Vanno presi al massimo 20 in 30 giorni, con un distacco almeno di 30-40 giorni. Ho anche quasi terminato il contorno occhi, questo qua della Ho Karan Morning Miracle, ed è al 99% di origine naturale. È un'azienda francese, questo l'ho acquistato sul sito Sephora, ed è un contorno occhi antifatica, io soprattutto che ho le borse. Ovviamente non fa dei miracoli, però è un contorno occhi abbastanza buono. All'interno è presente sia la canna Flavines che la vitamina C. Ultimamente sia la Garnier e anche l'Avon ha presentato dei prodotti appunto con questo nuovo ingrediente nella cosmetica. Mi auguro che comunque, pronunciando questa parola, YouTube non mi censuri il video. Questo invece è il packaging interno. Ho terminato anche questo dentifricio della BioRepair Pro White, ed è un dentifricio che mi ci sono trovata abbastanza bene. Infatti adesso che mi termina pasta del capitano ho ricomprato questo del BioRepair. È un dentifricio che effettivamente smacchia i denti, li rende un po' più bianchi, quindi lo consiglio, ed è un dentifricio adatto anche ai denti più sensibili. Ho ricomprato questo shampoo della Garnier Fructis ad aloe vera e sta insomma alla metà.
anche perché comunque a volte quando terminano li butto direttamente, quindi dimentico di metterli da parte per questi video. Un altro shampoo che mi sta per terminare è questo dell'Ultra Dolce. È il formato 400 ml e l'ho pagato 2,70 euro. Ripara, rinforza e nutre capelli fragili che si spezzano, ed è al miele. Ha un buonissimo profumo, come quasi tutti gli shampoo dell'Ultra Dolce, e mi ci sono trovata bene. Molto spesso, sinceramente, alterno la prima passata, la faccio con questo, e la seconda con quest'altro. Anche perché facendola solo con questo shampoo, io avendo comunque dei capelli tendenzialmente ingrassare la cute, questo shampoo lo trovo un pochino pesante se usato da solo. Come quello al cocco, sempre dell'Ultra Dolce, quello al cocco è fantastico, però personalmente mi appesantisce tanti i capelli, quindi purtroppo non l'ho ricomprato più. È terminata anche questa maschera dell'Ultra Dolce, questa per capelli sciupati e danneggiati. Questa non ricordo il prezzo, però io di solito comunque acquisto da Mister Risparmio, quindi sicuramente sui 3 euro. Ed è una maschera molto molto buona e soprattutto super profumata. Poi ho terminato questo bagno schiuma dell'Angelica. La sua profumazione è con estratto di avena. Questo di solito lo pago 1 euro. E anche questo bagno schiuma fa tanta tanta schiuma ed è molto idratante, quindi davvero lascia la pelle molto liscia. Poi mi è terminato, cioè l'ho cambiato perché di solito durano massimo 3 mesi, cioè dopo 3 mesi vanno cambiati, sono le testine degli spazzolini elettrici della Oral-B. Questo spazzolino fa parte della categoria dei sensitive, quindi è uno spazzolino che non va cambiato dopo 3 mesi, ma io consiglio di cambiarlo, questo della Sensitive, una volta al mese, perché davvero ha delle testine così morbide che durano molto meno rispetto alle altre testine della Oral-B. Fa comunque il suo dovere, perché rispetto alla testina ad esempio della Cross Action, sempre dell'Oral-B, i denti comunque li senti un po' più sensibili, agisce in modo comunque un po' più forte rispetto a questo della Sensitive, quindi è adatto per chi ha comunque delle gengive molto sensibili. Adesso passiamo al make up. Mi è terminata questa colla per le ciglia, questa è una colla bianca che poi diventa trasparente della marca Kiss. Mi ci sono trovata molto bene ed è una colla che è anche presente l'aule. Il suo costo comunque è intorno ai 5-6 euro. Mi è terminato anche il mascara della Pixi. Questo è un mascara per volumizzare le ciglia. Lo scovolino è fatto così. È uno scovolino bello cicciotto. Sulle mie ciglia, oltre che volumizzarle, le ha anche molto allungate. Quindi è un mascara valido. Mi è quasi finita la cipria della Nabla. La spugnetta non appartiene alla cipria perché, pur spendendo 22 euro, non ti danno neanche la spugnetta. Questa è una cipria tanto tanto nominata, è una cipria buona, ma per me non vale il suo prezzo, dovrebbe costare, anche perché te la danno senza spugnette, massimo 15 euro. Ha presentato queste piccole crepature già dal terzo utilizzo. È una cipria molto molto leggera, quindi davvero ne ho utilizzata tanta. Sul fondotinta, se ne mettevo poca, non opacizzava quasi nulla, quindi davvero ce ne vuole un bel po', perché è una cipria molto molto sottile, molto fine, ma non mi è piaciuto perché comunque questo dipende anche dai fondotinta, non è comunque una cipria che distende benissimo il contorno occhi, sempre lascia qualche crepatura. Ovviamente dipende sempre dal tipo di fondotinta, dal tipo di correttore, a volte le lascia, a volte per il prezzo che costa mi aspettavo qualcosa di meglio, ma comunque rimane una cipria buona, ma non gli darei quei
7-8 euro in più che costa. Altre ciglia terminate sono queste qua della Hawaii, quelle qui, queste sono nuove. Devo dire che queste qua per il loro costo, 1,50 euro, sono ciglia molto valide perché hanno la banda molto sottile, molto leggera, cosa che dal cinese al massimo ti becchi la banda quella pesante. Invece comunque queste sono delle ciglia che consiglio assolutamente, soprattutto per il loro costo low cost. Questo video termina qui, come sempre spero di avervi tenuto un po' di compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!